Lei aveva bussato alla porta. L'altra non aveva sentito. Un'ombra era spuntata dal buio. E il pianerottolo si colorava di sangue. Roma, 2 maggio 1963. Primo pomeriggio. È una giornata come tante. Un giovedì di sole, luminoso e tiepido. I romani si godono la primavera. E intanto aspettano. Aspettano che cambi il governo, perché Fanfani è caduto e una settimana prima ci sono state le elezioni. Ma i romani aspettano soprattutto la sera, per ritrovarsi tutti in via Veneto. Colpa di Fellini e del suo film scandaloso. È stato lui a lanciare la moda della dolce vita. Alcune figure del film di Fellini sono figure, dal giornalista alla bella ragazza, sono figure che erano reali. Io credo che fosse un crocevia di ragazze che speravano di incontrare il regista per fare il cinema, che era un crocevia di cronisti che stavano lì per fotografare l'attore americano che poi gli sfasciava la macchina fotografica. La strada del film nella realtà è una strada popolata anche da personaggi che non rientrano nei copioni felliniani, ma ci entrano per violenza, per opportunismo, per un giro d'affari abbastanza misterioso. Sembra che non ci si possa incontrare oltre via Veneto, fuori dai vari donei o caffè de Paris. Insegne pronte a illuminarsi dal tramonto, quando la strada diventa un mercato. Dentro i locali è una festa continua. C'è chi beve e chiacchiera, e c'è invece chi si lancia in ritmi scatenati seguendo il ballo di turno. I giovani d'oggi ballano? E chi lo sa, a giudicare dal loro atteggiamento diremmo che più che ballare soffrano. Soffrono, brancolano, si dibattono, annaspano. E quando hanno finito di soffrire, di brancolare e di annaspare, nelle brevi parentesi tra un ballo e l'altro, dondolano. E questo è il loro relax. In questo locale il ballo, quel ballo lì, è la vera, l'unica ragione di vita dei ragazzi che vi si affollano. Basta sedersi a un tavolo una mezz'oretta per vedere tutta una galleria di tipi estremamente interessanti e pittoreschi. Di giorno invece via Veneto è una lunga strada deserta e in silenzio cammina anche quel pomeriggio del 2 maggio 1963. Alle 14.30 il silenzio si rompe. Dalla vicinissima via Emilia urla disperate gelano il quartiere. Le grida provengono dal quarto piano del palazzo che si trova al civico 81. C'è la portinaia che sta chiacchierando tranquillamente con alcune inquiline e certamente il grido che proviene dalle scale fa in modo che tutti accorrano verso quel piano. Francesca Fracassi, la portiera dello stabile, si precipita su a vedere e quello che vede le fa accapponare la pelle. Sul pianerottolo del quarto piano giace una bellissima ragazza. La portiera è sicura di conoscerla, ma la vista del sangue le confonde i ricordi. Si trovano di fronte a una ragazza con l'abito verde, pisello, in un lago di sangue, uccisa da 7 coltellate. La povera ragazza respira ancora, ma il rantolo che le esce dalla bocca è il suono di una vita che se ne va. La portiera urla anche lei, la confusione è grande. La scala comincia a popolarsi. Salgono su, al quarto piano, altre persone, inquilini, gente che lavora nel palazzo, semplici curiosi. Sale anche la polizia, ma è troppo tardi.
morta per 7 coltellate che le hanno squarciato fegato, petto, cuore, bicipite e mani. Le prime due sono due pugnalate perfette, una al cuore e una che le spacca il fegato. Quindi lei è morta per le due pugnalate iniziali, anche se campa un po' di più. Chi l'ha accoltellata sa che sono due pugnalate perfette. Ma chi ha potuto infierire così su quella povera ragazza? E cosa ci faceva lì a quell'ora del pomeriggio in via Veneto quella povera ragazza? Soprattutto, chi è quella povera ragazza? La polizia interroga Francesca Fracassi, la portiera del palazzo, la prima persona ad aver scoperto il cadavere. Alla fine è riuscita a riconoscere a chi appartiene quel corpo martoriato. È di una giovane tedesca, Christa Banninger. La signora Fracassi la conosceva bene, anche se soltanto di vista. Christa Banninger era entrata altre volte nel palazzo di via Emilia 81. Veniva lì per trovare una sua amica, Gerda Oddap, una che vive al quarto piano, proprio dove è stata uccisa Christa. Quando arrivano i poliziotti e gli inquirenti, ovviamente, trovando il cadavere di Christa, accanto a una porta bussano. Nessuno risponde. Va a finire che hanno ammazzato pure l'amica tedesca, ripete ossessivamente la portiera. Suonano insistentemente, non apre nessuno, finché poi la porta viene aperta e compare Gerda, l'amica di Christa, tedesca anche lei, da poco in Italia, la quale dice sostanzialmente: ma io non ho sentito niente, mi avete svegliata. Anzi, è Gerda Oddap a chiedere cosa sia successo e perché la polizia sia lì. Perché hanno ucciso la sua amica Christa, le rispondono. Per essere un'amica, Gerda ha davvero una reazione insolita. Non piange, non appare sconvolta, anzi, si mostra quasi seccata. Gerda Oddap sembra disegnata apposta per stimolare i sospetti di un poliziotto arrivato sulla scena del delitto. In un italiano stentato, Gerda racconta al capo della squadra mobile di Roma, Domenico Migliorini, che Christa le aveva telefonato intorno alle 12.30. Dovevano vedersi nel pomeriggio, come facevano spesso. Al telefono, però, la Banninger non aveva mostrato alcuna emozione o preoccupazione. Tutto normale, insomma. Ma di normale in questa storia non c'è proprio niente. Primo, perché la bella Christa Banninger è stata uccisa tanto barbaramente? Secondo, chi ha potuto ridurla così? Infine, come mai Gerda, l'amica di Christa, non si è resa conto di nulla? Stavo dormendo, è la risposta di Gerda. Sono tornata all'alba e mi sono addormentata al mattino. È proibito dormire fino a tardi qui in Italia? Proibito certamente no. Strano però che gli urli di una ragazza accoltellata a morte non rompano anche il sonno più profondo. Le risposte assolutamente non convincenti della tedesca Gerda riguardano anche un particolare. Aveva sentito Christa al telefono alle 12.30. Oddio, forse era molto assonnata, lei stessa ha detto di aver fatto tardissimo, di essere rientrata al mattino, però si è riaddormentata. Caso abbastanza strano che non avesse sentito niente. Ma non sono queste le uniche anomalie del racconto di Gerda Oddap. Per essere un'amica, la Oddap dice ben poco sulla vita della povera Christa. Gerda racconta che Christa Banninger aveva 22 anni, che era nata a Monaco di Baviera e che era a Roma da qualche tempo, anche se tornava spesso in Germania. Una ragazza della vita assolutamente normale, direi anzi una ragazza abbastanza riservata, quanto lei dormiva, viveva in una piccolissima pensione, quarto piano credo in via Sicilia, laddove, voglio dire, se avesse voluto sfruttare la sua bellezza e il suo fascino, credo che avrebbe trovato con grande facilità mille opportunità di fare una vita molto più lussuosa. Ma come viveva Christa? E cosa aveva fatto per morire accoltellata sul pianerottolo? L'amica Gerda continua a non parlare, a ripetere che lei dormiva. Sembra davvero stordita.
imbambolata da un sonno infinito. Io non trovo assolutamente nulla di strano, cioè questa dormiva, io adesso non so, nessuno di noi può sapere che cosa questa avesse fatto prima del momento in cui hanno bussato alla sua porta, poteva anche avere dormito poco o niente durante la notte, avere un sonno profondo. Anche la sua memoria però continua a dormire, tant'è vero che dice di non sapere niente, di non avere nemmeno il sospetto che la somiglianza così marcata con l'amica potesse indurre gli inquirenti a battere su uno scambio di persona per errore. È evidente che il sospetto su una sua in qualche modo complicità o compartecipazione al delitto è sempre stato molto forte. Gerda viene accusata di favoreggiamento e arrestata. Colpevole lei come materiale assassino? Probabilmente no. La polizia l'arresta perché è complice, complice col silenzio, sa delle cose, forse vuole proteggere qualcuno. Il fatto di proteggere qualcuno con silenzio, con la reticenza, è il leitmotiv di questo caso. Mentre Gerda viene portata in commissariato, altri poliziotti vanno a casa di un altro personaggio che potrebbe avere molte cose da spiegare sull'omicidio di Christa Banninger. Gerda, assonnata sì, ma mica scema la ragazza, alle domande degli inquirenti indica la persona che sa di più di Christa. Dopo tante insistenze, infatti, l'unica vera informazione che Gerda ha fornito agli investigatori è l'identità di un uomo, Angelo Galassi, che poteva essere considerato il fidanzato di Christa. Bisogna trovare questo Angelo Galassi, anche perché Gerda ha aggiunto qualcosa a proposito di quella relazione tra Christa e Galassi, che promette di essere molto interessante. Proprio in quei giorni i due avevano litigato per una crisi di gelosia dell'uomo. Sono passate solo poche ore dal ritrovamento del cadavere di Christa Banninger e la polizia ha già una pista da manuale. Il fidanzato che uccide per gelosia. Per trovare Galassi gli investigatori non devono andare lontano. L'uomo abita non lontano dal luogo del delitto, in via Panama al civico 110. I poliziotti sono sotto casa sua quando Angelo Galassi, alle 16 del 2 maggio, si presenta a bordo di una Volkswagen bianca. È un bell'uomo, curato ed elegante, con un abito grigio chiaro all'ultima moda. Anche Galassi, come Gerda, sembra stupito di vedere la polizia. Ma la sua reazione alla notizia della morte di Christa è diversa. Nel commissariato, dove lo portano per interrogarlo, Galassi sfoga un dolore sincero. E a differenza di Gerda, parla moltissimo. Di Christa Banninger e della loro storia d'amore. Ma c'è una cosa, sopra tutte le altre, che la polizia vuole sapere da lui. Lei, signor Galassi, dove si trovava all'ora del delitto? Roma, 2 maggio 1963, zona di via Veneto. Christa Banninger, una giovane tedesca, è stata accoltellata a morte sul pianerottolo al quarto piano di un palazzo signorile. Nonostante l'ora, alle 14.30, nessuno ha visto l'assassino. Neppure Gerda Oddap, un'amica della vittima che vive proprio al quarto piano. La donna risponde di malavoglia alle domande della polizia e viene arrestata per sospetto favoreggiamento. Ma prima che le manette scattino ai suoi polsi, Gerda Oddap rivela un particolare sulla vittima che potrebbe essere decisivo. Christa Banninger aveva un fidanzato italiano gelosissimo, un certo Angelo Galassi. La Banninger è stata uccisa per motivi passionali? Per capirlo bisogna prima di tutto farsi raccontare da Angelo Galassi la sua storia d'amore con Christa Banninger. Una storia, quella tra Galassi e Christa, sbocciata all'arrivo della bella bavarese a Roma nel 1961. Sono tante le ragazze tedesche che sbarcano nella capitale. Sognano di diventare famose, magari come le Kessler. La bellezza della donna è ormai uno dei pochi argomenti su cui tutto il mondo, per fortuna, si trova d'accordo. Queste 8 ragazze arrivano dalla Germania federale, brune e bionde, profilo classico e profilo spiritoso, sono state giudicate dai loro connazionali le più belle di tutti.
Come premio hanno avuto anche un viaggio a Roma, dove ormai, insieme alla visita ai monumenti, è diventata d'obbligo quella agli atelier d'Alta Moda. Le spettatrici sorridono soddisfatte, tra una presentazione e l'altra le protagoniste ridiventano loro e guardate come hanno imparato bene a comportarsi davanti alla macchina da ripresa. Krista invece non la conosce ancora nessuno, così la ragazza cerca di frequentare gli ambienti giusti, come Via Veneto, dove il cinema è di casa. Angelo Galassi lo conosce proprio lì, al Café de Paris. Galassi, un 32enne toscano, ex calciatore, rappresentante di commercio, forse non a tempo pieno, con ambizioni cinematografiche, qualche comparsata deve averla fatta, e in quell'ambiente ha conosciuto Krista. La ragazza cade in fretta tra le braccia di Galassi. A dire il vero, racconta il rappresentante attore, cade anche tra altre braccia, perché Krista è così, sempre allegra e disponibile con tutti, specialmente con gli uomini. Una che vuole essere libera a tutti i costi. E Krista è un po' il prototipo di quella ragazza tedesca che, varcati i confini nazionali, si concede maggiore libertà. E coniuga questa libertà con lo stereotipo che ha l'italiano medio della tedesca, cioè della bionda, della nordica in generale, cioè più disponibile. Non è difficile pensare che ci possa essere una Krista Wanninger che ha voglia a 22-23 anni di godere, di provare piacere, di divertirsi e basta. Parla quattro lingue Krista. Viaggia spesso sola, in aereo, tra la Germania e l'Italia, dove lavora come segretaria o come interprete. Più spesso però viaggia in compagnia della sorella e del cognato, di amiche, ma anche di amici, tantissimi. Lei si concede weekend con uomini più anziani di lei, sia in Germania che in Italia, ha un'agendina molto fitta, un po' troppo fitta per quell'età e per il povero ruolo che aveva nell'ambiente cinematografico. Questo è il motivo per cui litigherà molto e pesantemente col fidanzato. Galassi sarebbe perfino disposto a sposarla se solo Krista cambiasse vita, ma Krista non ne ha nessuna intenzione. Da qui perenni scontri, pianti, riconciliazioni. E la cronaca di una riconciliazione tra lui e Krista è proprio l'alibi che Galassi fornisce per provare la sua innocenza. La sera del 1° maggio tra i due scoppia l'ennesima sceneggiata. Poi però fanno pace. Stanno insieme fino alle 4:30 del mattino nell'appartamento di Angelo, che poi la riaccompagna alla pensione di Via Sicilia. Angelo Galassi ha degli alibi sparsi qua e là. Si alza abbastanza tardi, fa i suoi comodi, passeggia, prende il giornale, viene visto dall'edicolante, incontra degli amici e si avvicina poco a poco a Via Veneto e al portone di Via Veglia vede un assembramento, certamente rimane stupito, fa alcune domande, gli rispondono vagamente che è stata uccisa o è morta un'americana, non si preoccupa più di tanto e torna sui suoi passi. Quella gente in Via Emilia è lì per Krista, ma Angelo non lo sa. Gli dicono che è morta una turista americana. Angelo guarda e passa oltre. Dal barbiere, infine a casa, dove lo aspettano gli inquirenti. L'alibi di Angelo Galassi sostanzialmente è tutto fuorché un alibi, ma ai poliziotti sembra buono. Un vero assassino non direbbe mai di essere all'ora del delitto sul luogo del delitto. Anche nei successivi interrogatori Angelo Galassi non mostra incertezze, ma la sua posizione continua ad essere tenuta sotto controllo. È stato rapidamente scagionato. Il fatto che litigassero non vuol dire niente, questo non è un delitto passionale evidentemente. Il commissario Migliorini intanto continua gli interrogatori. Bisogna ascoltare altri testimoni accorsi sul luogo del delitto. Almeno 7 persone passano al vaglio degli inquirenti e raccontano che mentre tutti, spaventati dalle urla, salivano al 4° piano, un solo uomo scendeva giù, calmo, senza fretta. Un uomo vestito di blu. Eccolo finalmente l'assassino. L'uomo in blu, come lo chiameranno ripetutamente i giornali.
Ma chi è questo uomo in blu? I testimoni lo descrivono come un uomo alto, pallido, calmo, che scendeva le scale con una mano in tasca. La polizia comincia a disegnare un identikit, o come si diceva allora, un ritratto robot. L'uomo vestito di blu, i testimoni appunto lo indicano come persona magra, dal viso un po' scavato, età molto approssimativa, può variare da 30 ai 50. Scende dalle scale e a chi sale sulle scale, delle signore eccetera, che hanno sentito queste urla, dice: ma c'è una che urla, e tranquillamente se ne va. Un po' poco per dare un'identità all'assassino di Christa Wanninger, abbastanza per intasare i telefoni della questura di Roma non appena l'identikit finisce sulle pagine dei quotidiani. Tutti hanno visto l'uomo in blu, tutti sanno chi sia. Che c'è un po' di pratica di giornale, sai che quando c'è un morto, un omicidio, eccetera, c'è sempre qualcuno che dice: ho visto un uomo in blu, vestito di blu. Nessuno ovviamente è sulla pista giusta. Quello di Christa Wanninger è davvero un delitto oscuro, pieno di interrogativi. A partire dal racconto di Gerda Oddap, trasferita per sicurezza nel carcere di Rebibbia. Poi l'uomo in blu. Allora, il primo mistero è questo. Questo signore, che poi è stato identificato, è stato individuato come il possibile assassino, è stato visto scendere, andarsene, non salire. Nessuno ha visto salire questo signore con giacca, col vestito blu e la camicia bianca. Era già nel palazzo quando Christa è arrivata? E perché la portiera non l'ha visto salire? E l'uomo come sapeva che la ragazza sarebbe andata proprio lì, in via Emilia? La seguiva o gliel'aveva detto Gerda? E perché vestirsi di blu? L'abito blu non passa inosservato, è l'abito delle grandi occasioni per la gente normale, ma è anche l'abito di tutti i giorni per persone non comuni, come i politici. L'abito starebbe a indicare chi o è ancora in abito di festa, come si usava a quei tempi, non c'era ancora il casual come oggi, oppure aveva un ruolo in qualche campo, perché non nella politica o negli affari. Un uomo in blu poteva significare che era un uomo importante che stava scendendo le scale. La bella Christa frequentava forse anche uomini di potere? Ed è stata uccisa perché aveva saputo qualcosa che non doveva conoscere? Domande, solo domande, e nessuna risposta. Mentre aspetta l'ok per perquisire a fondo l'appartamento dell'amica Gerda Oddap, il commissario Migliorini vuole scavare ancora nel passato della bella Christa. Per questo interroga il cognato della vittima, Anton Kirchdorfer, un medico che produce film, arrivato a Roma il giorno dopo l'omicidio. Kirchdorfer offre un'immagine quasi grigia della bionda Christa. Si manteneva come segretaria in una società cinematografica di Monaco, ma talvolta anche come modella. Ma non aveva ambizioni di celluloide, sottolinea il cognato, nonostante le molte amicizie nel mondo del cinema. Non c'è in lei una vera e propria vocazione di fare l'attrice, semmai la modella, oppure la fotografa dietro l'obiettivo, oppure come modella davanti all'obiettivo. Circoleranno poi alcune sue foto. Paiono foto, diciamo così, non dico osè, ma alla Malizia, vi ricordate quel film Malizia? Ma non c'è assolutamente nulla che possa far pensare che lei ha avuto una vita o faccia una vita così, insomma, poco per bene. Forse non aveva nemmeno ambizioni, Christa, se non viaggiare, divertirsi un po', per poi mettere la testa a posto. Un po' come la sua città, Monaco di Baviera, che dopo i bagordi dell'Oktoberfest torna al consueto rigore. 150esima edizione del famoso Festival della Birra a Monaco, e per l'occasione in tutte le scritte luminose dominano come colori il blu e il bianco. Più di 600.000 persone affollano gli stand appositamente creati per dar vita a questa specie di carnevale che ogni anno in settembre si rinnova in questa allegra città tedesca, cuore della regione bavarese.
Con tanta birra anche le teste delle persone ruotano come le giostre multicolori e sembra che qui in Germania sia ancora vivo l'appello di Lorenzo il Magnifico. Chi vuol essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Anche Christa forse stava solo cercando di divertirsi a Roma. A chi poteva dare fastidio? Che cosa ha fatto la bella tedesca per morire in quel modo? Migliorini continua a cercare, più ostinato che mai. Ottenuta l'autorizzazione a perquisire l'appartamento di Gerda Oddapp, lo rivolta da cima a fondo. Qualcosa trova. L'appartamento di Gerda Oddapp ha un doppio ingresso che immette in un ufficio. L'assassino poteva essersi nascosto lì. Infine c'è una chiara impronta sulla porta, come il segno di una spinta. La spinta del killer. Ma l'assassino non c'è. E Gerda Oddapp a Rebibbia tace. Migliorini comunque va avanti. Passa al setaccio gli amici della Wanninger. Come l'industriale tedesco Heinrich Sauter. È lui l'uomo che Christa vedeva ogni tanto e per un incontro della donna con Sauter, il fidanzato ufficiale Angelo Galassi si era arrabbiato con Christa la sera del 1° maggio. E se fosse proprio Sauter l'uomo in blu? A prima vista non sembrerebbe. È un uomo maturo, un po' troppo per l'identikit dell'uomo in blu. E poi Sauter ammette subito quello che può ammettere. Quando Christa aveva bisogno di soldi, lui sganciava in cambio di quello che è fin troppo facile immaginare. Per chiudere il cerchio, Migliorini chiama il convivente di Gerda Oddapp, Giorgio Brunelli, rappresentante di liquori, il proprietario dell'appartamento di via Emilia 81. Anche lui aveva avuto una piccola liaison con la Wanninger, ma la gelosia di Gerda era stata più forte di tutto. Potrebbe essere lui l'uomo in blu? No. Brunelli era a Genova il giorno dell'omicidio. Tante voci, pochi fatti, nessun uomo in blu. A Vani che conosceva una persona non è detto che perché la conosceva fosse un assassino. Figuriamoci se la polizia non ha interrogato più o meno gentilmente tutte queste persone. Di nessuna è arrivata a avanzare un sospetto. Migliorini ha perso l'ottimismo delle prime ore. Passano i giorni, le settimane e i mesi. Non un solo riscontro. L'inchiesta sull'omicidio di Christa Wanninger sembra approdata in un binario morto. E anche i giornali, infatti, hanno cominciato a disinteressarsene. Dalle prime pagine, Christa Wanninger è passata ad occupare gli spazi dei rotocalchi scandalistici. Gerda Oddapp, la giovane tedesca sospettata di voler favorire l'assassino della connazionale Christa Wanninger, riassapora la libertà dopo 2 mesi di detenzione a Rebibbia. Torna a respirare quest'aria di Roma, affascinata come il primo giorno in cui giunse qui dal suo freddo nord. Delle sue esperienze, ora appassionate, ora dolorose, Gerda Oddapp sta scrivendo i primi capitoli per il settimanale Le Ore, che pubblicherà la sua storia, documento crudo ma veritiero di una febbre di vivere comune a molti giovani d'oggi. Su un retroscena rivelato da un delitto misterioso, Gerda Oddapp rivivrà nel suo memoriale l'angoscia di una generazione che spesso guardiamo troppo distrattamente. Dai memoriali di Gerda Oddapp non emerge nessuna novità rilevante e il caso Wanninger sembra destinato all'archiviazione. Poi però succede qualcosa di assolutamente illogico e inaspettato. Dopo mesi e mesi di attenzione in prima pagina, quando i giornali, un po' stanchi ovviamente di questa vicenda, parlavano di altro, arriva la telefonata a Maurizio Mengoni del Momento Sera. Arriva un giornalista del Momento Sera, che era un quotidiano del pomeriggio, non proprio finanziariamente florido, una richiesta di denaro in cambio di informazioni. La voce dice di essere il fratello dell'uomo in blu e di avere delle verità sensazionali sul delitto Wanninger. Il delitto era stato compiuto da un suo fratello, non cattivo, ma talvolta soggetto a perdere il controllo di se stesso, che in un momento così di follia, di debolezza, aveva ucciso la ragazza e lui chiedeva 5 milioni perché questo fratello doveva essere curato in una clinica svizzera. Il giornalista
sospetta qualche cosa, che questo ci marci per via dei soldi, allora lo trattiene al telefono per farlo parlare e intanto telefona ai carabinieri. Telefona ai carabinieri, i quali vanno e lo beccano proprio nella cabina telefonica che aveva appena finito. La voce ha un nome e un cognome, ma non dicono granché. Si chiama Guido Pierri, è un pittore di Carrara che si mantiene a Roma lavorando in una scuola. Era un pittore che aveva un soggetto preferito, una donna giovane, bella, artigliata da un mostro. A prima vista tutti pensano al solito mitomane. Poi, a guardarlo bene, ai poliziotti sembra che il pittore somigli vagamente al ritratto robot dell'assassino di Christa Banninger. E non è tutto. Tutti sanno che al momento dell'arresto Pierri aveva in tasca un coltello a serramanico che era del tipo di quello, non si può dire ovviamente come una rivoltella se è la stessa, però era del tipo di quello con cui era stata uccisa Christa Banninger. E già questo io credo sia un fatto abbastanza sintomatico. In casa di Pierri gli uomini dell'arma trovano anche un vestito blu, come quello di chi ha ucciso Christa. Ma è soprattutto un altro particolare a gettare su Pierri una luce oscura. E nella pensione dove lui abitava furono trovati dei diari, che sono di importanza fondamentale nella ricostruzione della vicenda. E l'autore dice di aver fatto fuori Christa, di aver meditato di uccidere altre persone. Ci sono disegni, quadri di lui in cui il tema dell'uccisione della donna nuda è avvenente e in maniera patologica ricorrente. Una poesia che era datata 2 maggio 1963, a penna, ore 15, scritto a matita. Sicché non mi parve una fantasia, ma una deduzione logica, immaginare che la poesia fosse stata scritta prima della commissione del delitto. Quando gli investigatori erano ormai rassegnati alla brutta figura, ecco che il caso Banninger è stato brillantemente risolto in nemmeno 10 mesi. Ma davvero un tipo come Pierri può aver ucciso la tedesca? E per quale motivo? Di certo Pierri ha una personalità disturbata, ma pure una lucidità sufficiente per difendersi da un'accusa tanto grave. Pierri dice che non ha ucciso nessuno, che sì, gli piacciono le ragazze e frequentare via Veneto, ma dice anche che quel diario è solo un'invenzione, un abbozzo di romanzo giallo ispirato alla morte di Christa. Lui ha detto: poiché io ho ambizioni letterarie, poiché sono rimasto colpito dal delitto di Christa Banninger, a cui ho dedicato questa poesia, intendevo scrivere un romanzo. E per scriverlo meglio, come dire, è meglio descrivere l'assassino di Christa Banninger, io ho voluto rivivere le emozioni dell'assassino di Christa Banninger. E la telefonata? Un modo per accumulare qualche soldo facendo lavorare la fantasia. E lui ha detto: io l'ho fatto perché era un modo di rivivere questa vicenda, ma era anche un modo di trovare 5 milioni. Si è un po' immiserito sul piano di un volgarissimo tentativo di truffa che sinceramente era un po' sotto il livello della pretesa letteraria di scrivere un romanzo. E il vestito blu trovato nell'armadio? Il classico abito della festa presente nel guardaroba di altri 1000 uomini. Pierri non è un mitomane, perché il mitomane è una persona che lo fa solo per farsi pubblicità, solo per appagare un bisogno patologico di dare al suo ego delle dimensioni molto più grandi di quelle che invece ha nella realtà. Quindi la mitomania è un comportamento nettamente patologico e Pierri invece voleva soldi. Ad ogni modo, Guido Pierri viene incriminato per tentata truffa. Non ci sono elementi seri per ritenere che possa aver ucciso la Banninger. È chiaro che voleva scroccare dei soldi, quindi lo accuso di tentata truffa, probabilmente anche
e trattenerlo, tenerlo a disposizione, come si dice. Ma se non è stato Guido Pierri, chi ha ucciso Christa Wanninger? Nessuno lo sa. E a nessuno sembra più importare. Il tempo passa e insieme anche la dolce vita. È una Roma diversa quella che si affaccia sugli anni 70. Flash, passerelle. Adesso c'è una città fosca, violenta, oscura. Anche l'Italia è diversa. Un paese inquieto, dove proteste e paure hanno preso il posto di benessere e illusioni. La cronaca ci ha ormai abituati da tempo alle manifestazioni violente di minoranze che gridano slogan dove l'unica parola giustamente assente è libertà. Il momento politico che sta attraversando il paese è caratterizzato dall'acuirsi di tensioni esasperate appunto da minoranze chiamate extraparlamentari. I risultati sono questi. Non pacifiche e democratiche dimostrazioni per l'affermazione di diritti sacrosanti, ma guerriglia cittadina con tanto di caschi e sbarre di ferro. La democrazia, affermava Thomas Jefferson, creatore del Partito Democratico e terzo presidente degli Stati Uniti, è soprattutto una gerarchia di valori spirituali e come tale può essere difesa affinché a sua volta possa difendere l'esistenza della comunità nazionale. Ebbene, non crediamo proprio che a distanza di circa due secoli quelle parole abbiano perduto significato e che in manifestazioni di questo genere possano riconoscersi gerarchie di valori spirituali che vanno difesi. Quindi, se veramente vogliamo, come vogliamo, o perlomeno come vuole la stragrande maggioranza del popolo, che le nostre piazze e le nostre strade non si trasformino in campi di battaglia, in cui pochi forsennati impegnano duramente le forze di polizia, bisogna opporre al disordine, alle minacce e alla reazione, il coraggio della libertà. La gente esce poco di sera, ha paura, ci sono omicidi, ci sono schieramenti politici che fanno paura, ci sono tentativi di depistaggio, ci sono le prove generali dell'insabbiamento, pratica molto italica che continuerà per decenni. È l'alba del terrorismo, delle stragi di Stato, dei complotti e dei servizi segreti. Eppure, in modo abbastanza inspiegabile, è proprio in questa atmosfera sulfurea che si torna a parlare di Christa Wanninger. Nel 1971 Renzo Mambrini, un maresciallo dei carabinieri ora in pensione, non riesce a darsi pace. Mambrini è convinto di avere in mano le prove che inchiodano il vero colpevole dell'omicidio Wanninger. Io ho aperto il processo perché ho letto questo racconto e io ho capito che non era giusto archiviare questa vicenda. Non era giusto. Ma chi è stato allora, secondo Mambrini, ad aver ucciso Christa Wanninger? Roma 1971. Da 8 anni la polizia sta cercando di dare un volto all'assassino di Christa Wanninger, una giovane tedesca accoltellata per motivi misteriosi in un palazzo della zona di Via Veneto. L'inchiesta è ormai stata archiviata tra i faldoni dei casi irrisolvibili, quando Renzo Mambrini, un ex maresciallo dei carabinieri, dichiara di avere in mano le prove per incriminare l'autore del delitto Wanninger. L'ex maresciallo pensa che Guido Pierri, lo stravagante pittore già scagionato dai sospetti di omicidio, sia davvero colpevole. Praticamente insegue giorno e notte il Pierri nella convinzione che sia lui il vero assassino. Questa convinzione diventa quasi un'ossessione, a tal punto che il Pierri lo accuserà di molestie e tenterà di allontanarlo. Passa il tempo, lui si convince sempre di più che è il Pierri l'unico responsabile. E cerca di dimostrarlo in ogni modo. Scrive perfino un romanzo ispirato alla sorte di Christa, proprio come aveva fatto Pierri. Finché, nel 1974, Mambrini presenta un esposto denuncia contro il pittore, rivelando di aver raccolto prove schiaccianti. Tuttavia, proprio alla fine del 1974, Mambrini muore in un incidente stradale. Ma soprattutto muore in un incidente stradale che qualcuno ha definito strano. È difficile dire qualcosa
su un tale che appunto dall'esterno indaga per conto suo, muore in un incidente stradale, beh, capita, ne capitano di tutti i colori, però resta questa possibilità che, visto che tutto il mondo conosciuto di Via Veneto, dei parenti, degli amici, degli amanti, diciamo, della Vanniger non c'entra niente, allora nasce il sospetto che ci possa essere qualcos'altro dietro. E è lì che si sbizzarrisce la fantasia. Anche se di non molto chiaro, c'è tanto altro nella riapertura del caso Vanniger. Perché l'ex maresciallo era così sicuro della colpevolezza di Guido Pierri? Quali prove tanto schiaccianti aveva in mano? Altro mistero. Perché Mambrini dà le dimissioni dall'arma e si dedica, pur avendo dei guai per questa scelta, alla ricerca dell'assassino? O per una convinzione un po' stramba nella testardaggine con cui è stata portata avanti, oppure perché è un emissario, una pedina di qualcun altro che voleva trovare in altri ambienti il responsabile di un omicidio. E cosa c'era di meglio che incolpare uno che era bizzarro solo a vederlo, o a vedere i suoi quadri, o a leggere le sue deliranti storie gialle? C'è qualcos'altro che bisogna sapere del maresciallo Renzo Mambrini, un particolare che lancerà al galoppo sospetti, supposizioni, dietrologie, ipotesi che trasformano il caso Vanniger nell'intrigo Vanniger. Il maresciallo Mambrini non era solo un ufficiale dell'arma, ma anche l'addetto stampa del generale De Lorenzo. Il generale De Lorenzo, accusato di aver elaborato il cosiddetto piano solo, un vero e proprio golpe ai danni dello Stato italiano, come lo definì l'Espresso. Roba forte, scottante. C'è un legame tra tutto questo e Christa Vanniger? Di che genere però? Politico forse? Come proverebbe la divisa del fantomatico uomo in blu? E perché il nome di Christa Vanniger viene fuori anche in alcuni documenti acquisiti dalla magistratura durante le indagini per l'attentato alla Banca dell'Agricoltura di Milano a Piazza Fontana nel 1969? Infine, come mai, sempre in quegli anni, l'Interpol sospetta di traffico d'armi e di segreti industriali alcuni amici di Christa? Perché, insomma, il delitto della dolce vita diventa un caso da servizi segreti? Cioè, soprattutto in Italia, questa tendenza a immaginare che dietro ciò che accade c'è qualcosa di misterioso, di inquietante, e si tirano sempre in ballo i servizi segreti, i complotti internazionali, il traffico delle armi, il traffico del petrolio e quant'altro. In realtà, le indagini che abbiamo sviluppato hanno portato, secondo me, ad una certezza non contestabile, che il delitto è il delitto di un uomo solitario, di un uomo solo e solitario, di un delitto che nasce da una patologia mentale, come dire, molto inquietante, ma anche ben classificata, che ha anche molti precedenti, è stata anche oggetto di una perizia psichiatrica molto accurata e molto acuta, e nasce da una deviazione mentale, non ha altre ragioni. Nel 1976, 13 anni dopo l'omicidio, un nuovo colpo di scena riapre definitivamente il caso Vanniger. Guido Pierri, il pittore mitomane indicato dal rapporto Mambrini come l'unico e possibile autore del delitto, viene arrestato alla Spezia. L'accusa è quella di non aver mai fornito un alibi convincente per l'ora e il luogo dell'omicidio di Christa Vanniger. La cosa più strabiliante è che solo nel 77 si apre il processo contro Pierri. Altra cosa straordinaria, a distanza di anni e anni e anni, viene fuori che lui in quel giorno non aveva un alibi, non era a scuola. Chi non ha l'alibi è innocente, non so come spiegare. Se a me chiedono dov'ero ieri mattina alle 11.30, io non lo so dire, oppure devo fare chissà che sport. Lui non aveva un alibi perché non aveva un alibi. Se uno deve uccidere qualcuno, la prima cosa che fa si crea l'alibi, se non prima, dopo.
Dico bene. Nel delitto di Crystal Heinecker invece il problema non era tanto o soltanto quello di trovare una prova, quanto di ricostruire la vicenda in tutti i suoi piccoli particolari, in tutte le sue sfaccettature, da un punto di vista che era, come dire, di critica letteraria, ma soprattutto di approfondimento psicopatologico. Nel 1977, in Corte d'Assise di Roma, si apre il processo contro il pittore mitomane. Un processo che, in quell'anno così difficile, interessa poco. Sono altri gli eventi giudiziari che l'Italia segue avidamente. Dal quarto processo per la strage di Piazza Fontana al rinvio a giudizio degli ex ministri Gui e Tanassi, accusati per corruzione per lo scandalo Lotti. Davanti a un pubblico quasi inesistente, l'accusa tira in ballo la perizia psichiatrica di Guido Pierri. Altra cosa straordinaria in quest'Italia di misteri e di inchieste, alcune vere, alcune finte, è che si sottopone a una perizia psichiatrica a distanza, ripeto, di un decennio e passa, e risulta semi-infermo di mente. È il colpevole ideale per chi probabilmente era colpevole davvero. Una perizia effettuata 13 anni dopo l'omicidio, che attesta incapacità di intendere e di volere all'epoca dei fatti, ma perfetta padronanza di sé all'oggi. Il pittore era pazzo, ma è guarito. La perizia ha detto che Pierri era schizofrenico. Lei sa perfettamente che la schizofrenia è esattamente la malattia mentale dello sdoppiamento della personalità. Era la descrizione dell'autore del delitto. Il problema qual è? Che la perizia che io ho disposto è stata fatta a distanza di 12 anni circa dal delitto, perché dal 63 siamo già ormai al 74, 75, 76, e quindi lo psichiatra incaricato della perizia ha detto: Pierri è una persona che al momento in cui questo delitto è stato commesso era schizofrenico, però adesso è guarito da questa schizofrenia. Io sinceramente condividevo la prima parte della perizia, ma non la seconda. Pierri si difende come può. Ribadisce che il suo diario è davvero l'abbozzo di un giallo, che non ha ucciso nessuno e che non aveva nessun motivo per farlo. Lui, Crista, non la conosceva nemmeno. Effettivamente quello del movente è un bel punto interrogativo. Neppure il PM riesce a trovarlo. E infatti il risultato è l'assoluzione per insufficienza di prove. Sì, vabbè, per insufficienza di prove. L'hanno assolto per insufficienza di prove. Ma cerchiamo di capire, ne hanno cercate di tutte le maniere queste prove, non le hanno trovate. Effettivamente manca il movente, è ascrivibile sì alla sua bizzarria mentale, a un comportamento un po' delirante, ma non è certo un uomo da inchiodare con prove e quindi viene assolto. Il caso rimane aperto. Nel 1985 il pittore Guido Pierri viene convocato in aula d'appello. Sono passati 22 anni dall'omicidio di Krista Wanninger. Sembra un'eternità. Le ragazze carine adesso vanno in TV a cercare i propri sogni. Teatro delle Vittorie di Roma si registra Fantastico 5, il telesuccessone dedicato alle canzoni e legato a una grande iniziativa Rai Fonicetta. Rubata un'occhiata top secret alla prossima puntata, ci facciamo raccontare quel che succede da chi tiene il timone del super show, ammiraglio Pippo Baudo. State vedendo il balletto di Eder Parisi, che sta provando un balletto ovviamente, e questo è il Complesso dei Macedoni, una nuova formazione musicale creata apposta per questa trasmissione. Dunque, compito dei Macedoni sarà quello di presentare una rassegna musicale della nostra canzone a partire dal Novecento per finire ai nostri giorni. Buon divertimento dal Teatro delle Vittorie. Un divertimento che grazie alla Rai, Fonicetra, potrà continuare nel tempo. Il piccolo schermo è la piazza infinita dove passa di tutto, dalla nuova lotteria di Capodanno alla storia italiana più triste e insanguinata. Proprio in quel 1985 le Brigate Rosse uccidono l'economista Ezio Tarantelli, mentre cadono sotto attacco mafioso il vicecapo questore Antonino Cassarà e l'agente Roberto Antiochia.
Per non parlare del terrorismo internazionale che a Roma, come a Vienna, colpisce selvaggiamente civili inermi. Con questi scenari, la storia giudiziaria di Guido Pierri può finire a malapena sulla cronaca locale. E invece eccolo, un altro colpo di teatro in questo film travestito da storia. Guido Pierri viene riconosciuto colpevole dell'omicidio di Christa Wanninger. È lui l'uomo in blu, è lui l'uomo che scendeva le scale col coltello in tasca. Ma stando alla perizia psichiatrica presentata in assise, Pierri era pazzo al momento dell'accoltellamento. Mentre ora non lo è più. Quindi non può andare in galera, perché ha ucciso in un momento di follia. L'elemento finale del mistero Pierri è che alla fine, misteriosamente appunto, è stato trovato un escamotage per cui il caso Wanninger non è un caso irrisolto, perché Pierri è stato condannato. Ma grazie a quel riconoscimento di infermità mentale al momento del delitto, ma poi sparito, non si è fatto un giorno di galera. Lui nega di comunque essere stato, è una persona libera, rimasta libera. Pierri non può nemmeno finire in manicomio perché oggi è sano di mente. Anche la Cassazione conferma questo giudizio. La giustizia ha il suo assassino, Pierri la sua libertà. Christa Wanninger ha formalmente un assassino, però questo assassino non ha pagato. Quindi, se vogliamo, posto anche che sia stato davvero Pierri, è un delitto impunito. Ma Guido Pierri non ci sta. Non ci sta a passare per l'assassino di Christa Wanninger e nemmeno vuole passare per matto. Ai giornalisti dichiara: non sono né infermo né seminfermo oggi come non lo ero allora. Anzi, Guido Pierri dice anche di più. Io credo che lui abbia parlato di servizi segreti perché, insomma, è un tale che è stato perseguitato dalla giustizia per quanti anni? 22 anni. A un certo momento, se uno innocente si trova in una situazione così e ricorrentemente portata a mezzo, dice: ma qui c'è qualcuno che mi sceglie come capro espiatorio. A chi pensa? Non può pensare al fidanzato, al barbiere della ragazza, no. Pensa a quello che pensiamo tutti quando c'è qualcosa di molto misterioso. Credo che l'abbia detto solo per quello. In lui c'è un bisogno di difendere la sua immagine e dice: mi hanno incastrato. Assolvendomi, è vero, ma lasciando la macchia che posso essere stato io, eccetera, che posso essere stato io, mi hanno incastrato, quindi deve essere qualcuno veramente molto esperto e molto bravo. Formalmente chiuso il caso, quindi le cose sono state costruite in maniera tale che non si può più indagare su un delitto. Ed è una chiusura di formalità giuridica che mette a posto coscienze, forse qualcuna delle quali molto sporca. Il caso Wanninger è chiuso, con soddisfazione di tutti. L'unico che proprio non riesce a farsene una ragione è Guido Pierri. È tornato in Toscana, si è sposato e continua a dipingere i suoi inquietanti soggetti. Preferisce non parlare di quando tutta Italia lo chiamava l'uomo in blu. Un marito che è anche un medico. Succede che Carlo Nigrisoli caccia un urlo tremendo, urla e dice: Ombretta, Ombretta muore, Ombretta muore. Veleno che è anche un farmaco. Il curare è un potente veleno estratto dalla corteccia di piante sudamericane. Dà una morte atroce che porta al soffocamento. Quel periodo viene anche usato come anestetico, naturalmente in dosi non elevate. Un suicidio o un omicidio? Chi ha fatto questa iniezione? È stata Ombretta o è stato Carlo? Nella prossima puntata di Delitti
Vi racconteremo una storia di amore e di morte tra camici bianchi e gente per bene, sullo sfondo della Bologna del boom. Il caso Nigrisoli.